Viene uno pranzo bello. E dimmi una cosa, che se ti abbastano per te, che io che andai su poco. Stai sicuro che abbattono per tutti e due? Come faccio io, poi abbattono pure per 4 e per 5. Non ti preoccupare. Dai. E mo per l'allegria. Patrinino, dai. C'è canto veramente una canzonera. Ecco. Pulita, però. Che un altro morso te stavi cantando con la corda. Antonino, bravo. Grazie della canzone. Era dovere mio. Senti, ti fungi ora, dai. No, ora sciupiamo le catamenti. Però, che te cavo una canzonetta che mi inventai i frasi che ho rappelà. Complimenti. Subito di parole. Subito, hai capito? Nesci di parole adatte, eh? Forza, Nino, voglio vedere come pigli le fungi. Madonna, le sono delle catamenti. Queste non sono i zomoronino. No. Queste sono fungi di rangare. Quando uno, le stesse quando uno fa amicizia con una ragazza. Esatto. Allora ci vogliono chiedere muori delicatamente. Giusto. Ma tratta, o sape parlare, o si sape comportare. Mm-hmm. E le stesse fane è la cosa dei fungi. Allora chi si ti levava o paradiso? Che su domete, no? Non su un belanate chiesi. No! E che l'ane. Ho paradiso, non avevo fungi, la carbone andava a mozzo, capisci? Ok. Caro mio. Dai. Ora uno, ti stavo leggendo. Questo, scusa Nino che voglio dirti questa parola. Parla. Che sei un amico, sei un monaco. Grazie. Senza tangenti. No. Perché tu, tu non sei andato mai nella roba politica. No. Non mi interessa e non voglio sapere niente. Allora. Quave andava a crapa rognosa, sa grattaiero per fare suoi. Sciuppati questa strofa. Allora, delicatamente, sì. Come ti avevo detto prima, hai detto, no, come certe zambere che arrivano là, boom, botti di palla, cose, e sciuppano radici e tutte cose. Delicatamente. Da radice a scippi. Da radici o a tagli? E no, orca! Per giusto guarda che in Piemonte, a Torino, è vietato o si scippano da radici, perché se no non gettano dopo. Allora dai tagliano, se no ci vanno a contravenzione. Ah sì? Ora dopo solo che ha chiesto su duri, penso che non ce la può fare. No, ma sono troppo, andavano a operare duro come la pietra. Sì, ma scippa le radici, tagli, anzi, è andato a posto.
Ah, già andato in un'altra parte, capisci? Senti, io guardo e mi viene l'acquolina in bocca. Che vuoi? Vuole aromi e mangio. Va bene, io pazienza. Senti, prima mi scippi, dimmi come fai, Nino, chi ci menti? Sarza, cose, spiega come fai. Va bene, ma ho fatto che gli è, se dico il segreto della mia cucina. Ah, giusto. Ah, poi? Gli fanno l'altro. Gli fanno l'altro e ci sono pure qualcuno invidioso che manco mi ringrazia. Sì, ora dice, Nino, hai fatto una bella cosa. Sì, ma come ne sciro se con giroco, dimmi? È la natura. A volte io giro una montagna intera e non trovo niente. Dopo, certe volte, te ne sono qua avantemus. Senti, Nino, volevo ti dico una cosa. Quando i scippi, a me mi hanno imparato questa esperienza, guardano non c'è qualche scarpa, isola vicino, che si chiama sono belanati, eh? No, queste cose io guardo sempre, io non ti andavo a preoccupare. E dimmi una cosa, ammesso che potete fare a Pipino Cani e i super. A me che sono lavate, sai? Ma ho vedi che poi mi dice che parlo e dico certe parole. Ma vedendo a Pipino Cani, a Pipino l'uccellino, per un gatto. È successo a parite, dice, no? Tu non devi stare sicuro, da quando io faccio io, io faccio per bene. Sì. Lavate, pulite, come si deve, e anche come arrivi. Tu okay. Quando ti mangi, sì. Manchi canucci. Vabbè, questa farà in mia. A fiducia, padre Antonino, a fiducia. Allora voglio io come i scippi ora, Ah, bisogna mi scarni intorno. Sì, che so belle, Nino. Allora, cotero, la tua carne di taglio, non mi serve. No, non ti serve. E soppo con tutta Araric. Che so belle, Nino. A sta ora mi mangiare. Scusa che mi cazzo qua. Che ti cazzo? O cosa, o cordone qua. Come non c'è sto tempicchi con questo? No, questo... Questo è un cordone santo. Ah, giusto. Questo non è possibile. Sì, giusto. Una corda così naturale va bene. Sì, ma questo non si può usare. Questa è cosa santa. Ma sai che è benedetta. Ti rimagriste, Nino, perché fa perdita d'arance. Sì. Mi dispiacere, No, perché ho sciopero la fame pure io, capisci? Si vede che si è scarnito. Ora però... Posso fare una domanda, Nino, mentre parliamo di fungi? E per dire, se tu ti dovresti spogliare o ti sposi, cosa preferire, grassa, fimmana o magrolina? Senti, tu mi fai sempre i soliti domande. E oggi una ragazza. Non mi mina qualche botte di vento e mi ha aperto strade. Certo. Oggi una ragazza pulita, formosa. Almeno ho stato l'anni fermo. Va buono, padre Antonino. Allora, se fungi, scippio ne scippio. Sì, piano piano. Andando via una radice, chissà. Quanti radici di dentro? Arriccia! Madonna, che inceroco! Ma non con c'è una radice grossa. Arriccia. Che dire? A finire che è un frasco in terra. Chiano non mondo cade in terra, niente. E se tu mi giangi, mi metto un piccio certo, caccaro. Forza, sceppoli. Attenzione, non mo... Con sporzo fai qualche cosa proibita, eh? No, sta a fare tu! Che stai morendo, cazzo! Stronge! Ma scusa che tu dico, non c'è mai un monaco sempre splacerato. Ah, se non mi virano, se no. Fatti, vieni benito. Purtroppo oggi fu una giornata scalognata, perché
e come non deve nessuno. Mi sembrava addirittura che c'ho il tempo in questa giornata. Meno male che dopo si addirizzava e nessuno c'è un poco. Vediamo se non facciamo questo pochi spaghetti, potevo mangiare, che allora è tardi. Padre Antonino, ma cambiaste casa, cani? Io che andai in un'altra casa nuova. Cani. Eh sì, e pare che una sola etta, ti sento. E poi ti lamenti che ti cade una arancia, che perdi. Ha toccata la passi buona. Oh, figlio, ma quale buona! Te la mia vita come si può! Aveva gente che andava in palazzino a mare, palazzino a montagna, macchine grosse cilindrate. Io dai una motocicletta a bassa cilindrata, che boccioni. Tangente non hai, no? Tangente no, se no c'è pure un tanotte io. E oggi? Un ormo in santa pace. Ne siamo una di tangente. Ah, caro mio. Non ti voli messo pane, vero? No, no. Io vado, mangio sicuro e dormo sicuro, capisci? Ma dorme pure di notte, cane, padre Antonino. No! E qua di notte non posso dormire, che se muore di freddo. Però io vorrei sapere una cosa. Io vorrei sapere una cosa. Niente. Io praticamente vorrei sapere. Ho un monaco, cabascio, ebbe. Ma come non hai un segno, cane, non hai velocemente un segno di chiesa, un segno di cose? Ah, che segno di chiesa? Che bene, ho sentito la messa qua, come vieni? Stai attento, non mondo da bruci, che prima caristi. E te lo cazzo. Mente ligna, il cane non definito. E mente cosa, dai? Mente ligna. Mente accendini. Senti che andavo più fine, ligna, perché sti più piccolo. E più piccolo, sai? Ti arredo, dai velocemente uno grosso. Uno capito. E se tu sapevi tanto, perché non me ne tenevo prima? E che te fumi, che poi diventa nigro come cosa. Mente morsa, ligna, più fine. A onde l'ha cacciato? Niente. E io parendo, stai. O cadderero mentiste. E no, se non piccio con fuoco, come vedo. Un monaco chisto valca. E benedetta madonna. E secondo te? La campagna che andai a mente meglio che la scarpina. Ti merro, parlo cacciatori. Cacciatori, però i chirazzi, perché non sa ciò sparo io. Cacciatori di film ne lo fa mai. Figlio. Oh, razzo, non ci pensare. Capire a tone. Mia, vero? Se segreto personale, vero? Non posso dire tante cose, capisci? Sì, no. ho capito. Nino. Padre Antonino, stavolta cambiò genere di casetta, come vedete, andava una casetta nuova, un fuoco c'era rumato, solo che si lamenta che non aveva mai sordi, cancietto l'arancia, cancietto i rami. Va bene, speriamo non dare mai salute, o potremo mangiare e bere. Senti, ma io l'elicottero sento. Questo è l'elicottero, basta che per qualcuno che andava in tangente. E capire che siamo tangenti invece di tangenti. Esatto. E sotto vanno. Eccolo qua, a padre Antonino. Allora, vai a piglio Cattarello. Ah, piglio Cattarello, vai. Lo mettiamo sopra, se no... Mi faccio fame, se non ti sbrighi me ne vai, te lascio solo. No, aspetta, andavo piccolo fuoco, perché chiedi, sono ligne loro, capisci? Sì, ma non potevi mentire ligne levare. Che saccio, queste ligne mi portate a casa, saccio che ligne sono. E già le messe, calò i ligne da casa, cucina, pensate. I ligne da casa, che risuonare, eh? Questo non saccio che se Cassiaro, Cassiaro. Cassiaro, è duro Cassiaro. E sbrigati che mi faccio fame, Nino. E non è che andai a mangio per stasera, no? Ancora non mangiai sunni quattro. Ma come te trattene quando si tratteva, Mattia? Ancora cane, signore.
che momento uscivo, capito? Oh, ma non mente un cadrero più grosso, che roba quando... A onde mi mentiste il mattone, 2 chilometri di distanza? Non sparpisciato, non si capisce niente che faccio. Però per la panza, padre Antonino, è intelligente per la panza. Inci, che resta un mondo che un altro morso ti stava impiccando? Caro mio, allora no. Festeggia, che tornasti in vita, Nino. Meno male che ti trovaste a passare. E lo sapevi perché che ti trovo a passare, che sapevi che c'era a mangiare. Sentì la Dori. Un altro morso, no, domani andavo a vegno, tocca ferro ai funerali. Invece vengo a mangiare. Meglio a mangiare. Nino, ma che abbascio una fontanella d'acqua non l'ha, Nino? E andava a fontana, cavicchio! Il tempo mi ha portato a casa! E mo' guggi, Rocco! Tu, hai pazienza! E non ci pensare! Sì, ma stai scurando, a poi che bio mangi! Meglio che mangiamo con tardo! Così mangiamo con più fame, capisci? Ho capito! E mente ligne! Se non pensi che hanno chiaro, come un demento. Andiamo lì, neanche no. Mente diavolina, Nino. Che un altro diavolo pare tu. Un altro diavolo, tu ne sei. E che capoccione, là. Sta parola, un carico, perché me lo cantarero pare che lo ciangi, non cuggio mai. Se mentiamo la diavolina, poi potesse essere capuzza, capisci? No, fino a che piglia, Nino. Fino a che piglia, intanto pigliavo. Era fumo. Ma la nuova muta viene, non volo l'uomo, vuole accadere. Vedi, Nino, tu vuoi essere potuto mangiare a casa, a tavolo. Adesso cadere arrugiato, con tante cose belle che andava a casa. Senti, arruggiato con me, intanto poi tutta la linchia a panza, capisci? Ora arruggiato questi ora, perché dentro este bianco come la neve, credo che non sa toni. Oramai sono ballo e ballo. Ballo. Ah, caro mio. E invece, prega, ma non pizzica, la mala non vamo te viene, pure te. Nino, mente diavolina fino a che pigliano buoni. Da retta a me. Sentiamo diavolina, eh. Perché si dice che qualcuno sa accendere un fuoco non è buono per niente. Va buono. Allora mette tutta la tua arte, tutta la tua abilità, come fai un mangio il più presto possibile. Che poi quando te le vai a casa ti offro caffè. Un caffè, sì. I dolci. Ti offri cannola. Cannola. I cannola ti mangi. Sì, sì. Se leccardi i dolci allora. Sì, ma voi stai morendo questo fumo. Oh, Nino, io un pranzo mio preferito, sai quale sarebbe? Se non c'è però, eh? Se potrei ir a caccia per due marvizzeri, due broccoli raffocati, due marvizzi friuti, una cocciera d'oliva friuto, e un beccare di vini che lo fra volero. C'è. Un signorino, già a preferenza la fici, come io che lo stesso che si trova a un ristorante e ordina i marmizzi, i fagiani, un bicchiere rovino. Oh, vecchio, accontentati quello che ti manda Gesù Cristo. Nino, se c'è una scopettera là, che vai a caccia io e mi faccio. Là una scopettera. E non scopetti. Una carabina. E no, che non porta niente. E niente, dai. E se a bacio ti assaltano un vampiro, come ti difendi? Non bene, cane. No? No. Giusto. Non andavano a sto fuoco, cane. Nino, te l'ho detto io, l'hai iniziato male. Perché non ci voleva più largo dei mattoni. E più largo, poi non sta giù un cantarino. Poi, al retro dei concimenti, no pezzi di legno mi poggi. E la boletta tua dov'è? Ma non sta giù cantarero, cantarero e pecerero, capisci? Ma sta tu all'impede che andana fame. Perché amore non più niente. Ti mangi arriva a mia puro.
Tutto fumo, dopo ci vedi. Allora, mondo, disgraziato, ci apparecco una puntata a voi. Ti impume. Allora, mondo, magari brutta che si smanneri io, capito, voi. Loco, sa che ti conviene. Vi spascia tutto e muore facciamo di nuovo. E vedi che non disbrigamo prima. Guarda, padre Antonino. Che la minigonna. Pare che andava a minigonna. Allora, ma andavamo a vedere. Voi vengo io, morumo io. Bene, bene, ma sei più intelligente tu, amo. Vedi, Nino. Dammi diavoline. Allora, non è diavoline. Diavoline? Sì, mente. Ah. Mente lui. Dammi qua, bravo. Non ti preoccupare, va, diavoline. Ora, un pezzo di rete ci ho mentito. Tu mi sei bollo pizza che il muso mangia nei cani. Benedetta Madonna. Benedetta Madonna. Un pizza che io vuole qua. Un pizza con io. Ma te dico io se tu, ma... Ma brucia la mano. Chi sono? Allora, voi, quando si ciunca la pelle, quando... Quando la mano. Quando la mano. Ora vi sei tu, fammi morsare la pizza, eh? Te. Mamma che... Vi sei tu, ma... Amma che sei, tranca, padre Antonino. Oh. Amore, pensava a mangiogna e basta. Da basta. Sì, cappiccica ora, Nino. Oh, madonna mia, vediamo. Cappiccica. Sopra così. Vai. E più larga che il mattone non si può non mentire. Se tu hai mente più larga. A pocare, capisci? Un cattarino. Sì, sì, sì. Se andava se tu pizzi. Un altro morzanero fini ligno, c'è padre. Permetti che vai a tuo pizzo. Sì, va, va, vai. Benedetta Madonna, a uno non ci conviene uvaci o ristorante, arriva pronto, mangia, due ristoranti che è tutto diverso. Sì. Un'altra volta ti porto due ristoranti di Roma. E non ti muovi. Tu, Nino, ma tu dormi all'impegno. Sai che faccio? Ma che si è addormentato i satana forse? Io sai che faccio intanto. Che fai? Devo arrivare a Gerusalemme e tu morsere di lì. No! Se come portare la farina. Ah, prepara. Intanto che tu si cucina la pasta. Sì. La cosa. Sì. Pecco intorno. Sì. A poi. Sì. Facciamo ca... un po' di pasta in casa. Sì, va bene, prepara, prepara. E sì, così no. mangiamo sì. Due pietanze. Una è pasta e una è di maccheroni. Io non è che mangio quanto tieni. No? Va bene, pezzettare, capisci? Dai a panza elastica. Oh, ma con le canne tu la sempre genuina sta panza. Nino, ora vi si appiglio. Allora Nino. Allora mentre prepara. si cuoce, io preparo la farina. Sì. Per me. Vai, vai. Ti servo giù. No, niente, ma. Se ti servo. Assala qua, sì, sì, a mille mia, a mille. A mille, perché succede, vedi, che come tu se tirchio. Mentre la roba con risparmio, perciò non appiccicava un fuoco. I tirchi. Come dovevo portare il cavo mangio a tavola. Pronto, mangio. Casa risparmia la diavolina. E risparmio. Me lavi le mani. Avete che vorrei che me lavo pure io. La diavolina, sa risparmia, non ha da risparmio. Amaro, dopo tutto amaro. Amaro monaco, che abbascia da stare a me. Non fare! Solo, solo, cammina dentro ora pure. Tu ora puoi cominciare a poggiare un cadereiro qua, sai? Esatto. Ti sbrighi. Aspetta. Aspetta, cavolo. Mentre non ti preoccupare, che non si studia più. Bro. Non si studia quando dormo io, non si studia lì. Quando dormo io. Ecco, mi menta la diavolina con risparmio, mentela. E non ti preoccupare. Mamma mia, entra. Tu permetti, che ora vedi che una cosa. Ma onde vai? Su Caterina non posso mentire, o no? Ha fatto Roma, sì. Annaia la madresca che monaco sparscio ragazzo. Una cosa andava in mente, ma io... Ho aiuto io qua a cucina. La santa madonna. Ma onde sono io? Ah, onde io?
Ma onde vai, camminando? Onde vai? Che questo... me non si trova manco una cassetta. Che dove fa la cassetta? Che dove fai? E muovere. Cazzo non cagavuto. Cazzo non toccare. Io? Non toccare. Che mi pare fuori incazzata, non mi pare. Ora ne scendi che lo scuro, che pare che ne escono i vampiri. Allora era niente, allora che si ergogna. E che faccio? E ora che conviene da io? Mi nomo te serra carche in mano, che è pericoloso. Tanto a voi pigliai e tature. E a voi è ghiella, caro mio. Hai o fare morta attenzione, caro. O cadere intanto funziona. Quando rumo io rumo. Tu ne sei a casa intelligente, Toni. Tu non devi studiare per avvocato. Che causa ne perdeva mai? Li perdeva tutti. Forza. Brilla, ma la nuova potere. Givicate tagli, non mandaio a voi e pigliatevi i pronti soccorsi, manna che diavolo porco, eh? Eh? Dato che andava faccio questo, mi chiamate Monaco questo, e questo è Monaco, questo per la fame si mangia, i ligna si mangia. Veramente? Che se contrae la che faccio, cacciai la in fondo ha ragione, che voglio dire tutte cose storte. Giornata piovosa, a poi qui si rompe i piedi, qui si sbuca a mano, qui scivola per terra. Che diavolo, Nino? Scaccia sta scarogna. Disgraziata natura. Sta scarogna però la portami sopra, sai? E no, perché questa è una scarogna come la gramigna, caro mio, non se ne face mai. Non se ne face mai. No, no. È troppo coltivata, sta scalogna disgraziata. Ma tu sospetti in tuo senso, tu senza spiegare. Che può essere? Mio, no? Lascia perdere, lascia. E noi facciamo finta di passare sopra. Esatto. E mo che fai? Arriccia come tagli le linee. Niente, quando questo ne scio, io non lo saccio come ti rezzeri i voti per Monaco. Che intelligenza che dai. Guarda come tagli le linee. Credo che qualche piede si ruppe. Ma che fa, maccarroni? Sì. Sì, non sogno. Ma la nuova mamma stava scivolando pure io. E dai. Oh, Nino. Compare Nino. Ah. Se sa casetta parlava. Ti diceva cose. Di trasiro fimmene pulite da nintra a manetoi, no? Ah, se non guardo da faccio io se. E in base a inquadratura che ci faccio mi regolo se è innocente e colpevole questo. Senti un poco! Modere parole! Ah! Che desio? Se trasiro fimmene, non ti potevano trasiri! Perché questa è una donna casante. Va bene, e io andai a sapere quello che faccio. E che trasano le femmine da niente che andavi. Ehi, caro mio, non ti posso dire a me i segreti miei. Non ti posso dire a te. Se Satonica parlava. E se parlava Satonica. Sentono poco, quanto io mo... Quanto peccato andai. E tu andai più peccato mia. Non peccate colare i capini quanto peccato andai. Capisciti? Manco capire di restare. E capire mi colaro perché mi faccio fame. Perché l'intelligenza forse. No. No, può essere pure l'intelligenza. No, io non è che io metto le mani nel fuoco. Può essere pure. Può essere. Può essere. Che...
che monaco è sprocerato, mannaggia diavolo porco! Sprocerato se tu che te preparo omaggio! E di azzumpare la maniera, zumpi! Io ti auguro zumpi sempre! Puro tu! Zumpi, con i piedi! E mo che? E l'uomo fuoco, stai morendo di humus! Tu ciangi lo fuoco! Perché sei un fuoco domato! Era tutto fumo, vai. E quando vuoi con il cadderero che sono i 5:30? Sì, 5:30 della sera che. E che se ne prende la casetta, senza luci, senza mobili. I mobili non la Nino. Che io non ho vivo niente, io per dire la verità niente non trasio. Perché mi pare a casa di vampiri e di zombie. Che va trovando, Nino? L'uovo, che è questo l'uovo? L'uovo? E pare che andava carino l'uovo. L'avevamo in tocca. E se no, tu non hai fatto un uovo? Che allegro, monaco di Monza. Ho salvato l'ampiccagione oggi, allora, come manco a portiere? Ma non avevo i panini che portai io su Ciumorbe. Dimmi quando si chiede. Cioè, no, sta. E che sta? Ma sicuro che sono... No, è che non sa quando sono, state tu. Nero, manco tu seggi, calasti. Che accava a finire camprasco in terra. Nino, poi... Intanto posso assaggiare com'è? Sì, bene. Mi sembra che anche tu fai meglio, no? Sì, non glielo fare a campo che poi non ti vede. Sì, è buono. Dai. Ammo un po' di tempo. Sì. Non moccare. Oh, che imbattiamo, figliolo mio. Così passa la giornata. Ma che mi resti questo pane e da ieri fatto? Ma mi sembra che cai i 3-4 giorni. Se dici che no. Ah, povero. Non è niente. La cosa dell'altro mondo, signor me. Aria che duro, Nino. E mo potete dire, sapete, che cave scotto sono qua. Non poteva dire sì, Nino. No, Benito. No, mo mangio tutto. Ecco tu mangio. E cave, mi mangio tutto. Mangia, roba. Pare che ti invitano a... A sorva, Nino. Sorva, ne passo io, tu resti sempre. Oh. Portiere non c'è, portiere. Uno da voi che ne ha traito. Voi che ne ha traito. Allora, vedi. Ma ne qui io, a voi che c'è. Buon appetito. Grazie, Nino. Com'è, Nino? È buono. Ma è bello. Sta pulito. Città nuova è. Buono. Veramente stocco insalata andava a sa che andava a mangiare. Ogni tanto fate bene. E mangi. Mangi. Mangia che ora. Vedi che andiamo bene una che credi. E mangia che non ti vuoi vedere loro. C'era compare Luigi però. E in giovane non si bevono perché arrivi niente. Senti io! Senti io, voi faccio bene. E perché non buon ci offre? Oh, ma tu sei tardi, sai! E se non buon ci offre, Nino? Senti io, non è che ho posto di operare, niente io. Mi spiace che sei un monaco. O monaco deve essere più umano. È buono. Mangiami. Il tuo pane è troppo duro. Tutti i mogli. Il tuo non è pure duro. È buono. Quello che qui sta chiudiamo, capisci? È come che è domenica, capisci? Questo è pane di sabato, di venerdì. E mi dicevano qua che c'era ieri. Mangiami. Mangia. Gesù Cristo mio.
Hai un bottone, vedi? Quante persone non dicono la verità. No, uno ha bisogno di dire la verità. Perché scusa, da ieri voi, o panno non si conosce. Certo. Ah, va, va. Che come... Ma uno sarebbe meglio parlare onesto. Onestamente. E uno, perché sapete, andavi i tre giorni che ti ho fatto. Perché tu sei onesto, giusto? E a me mi piace l'onestà. L'onestà. Tu non hai mai fatto peccato. Io con le persone buone mi sono comportato bene e mi comporto bene. A me, tu sai, mi chiamano o hai un sono a diverse parti, meglio puntuale, preciso, buono. A finire questa cascetta, caro. Ah, poi ho fatto tanto favore a te. Tante cose. Poi ti dico, Benito, mi accompagni fino all'hotel posto. E faccia poi le sattune come ho pagato. Ti paghi tu? La cortesia, faccio il cuore. Però, a certe persone caricano in una sua maniera. Ma può darsi una figlia di malafede? No, 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 ma io non è che io... Ogni malavere, per carità, no. Si può darsi che la persona a cui non venuto non aveva certo. No. Può essere pure, può essere pure che andava a qualche bicchiere di birra. In coro. In coro, no. Ma io, per carità, io lo stimo lo stesso, ti giuro Benito, sai. Sì, certo. Io lo rispetto lo stesso. Però se lo chiami un'altra volta per la macchina non lo chiami. No. Non c'è un compagno. No, no, no. Io se non lo chiami. Io vedo, purtroppo... Manino vecchio è sempre nei belli dintorni qua tutti i giorni, inviti. Ma in tutti... Io vedi, mi piace che temperamento tuo, come tu lo dicesti. Io c'è il denaro, è una carta sporca, è una carta sventurata, una... certe volte succedono... C'erano cose gravi perché la carta sporca. E poi invece oggi 10.000 lire ce l'ha tu, domani ce l'ho io, domani ce l'ha Venau. Però le persone sognoranno perché ne pensano, hai capito? Di fronte all'amicizia è vero, il denaro è una carta sporca. Io queste parole ti giuro Benito, quando vado e dormo a casa io penso no, sempre. No, è sempre così, se ti rimani l'amicizia no, non è ma niente. Ma quando niente. C'è l'amicizia di vero cuore, proprio ad affetto, non c'è prezzo certo. A pagarsi. Io non voglio un bio io. Se per favore. La forza di un monaco è superiore. Davvero voi, caro mio, prendi la forza. Lo bicchiere di vino, dai. Sì. Da onde viene sto vino? Niente? Da parte. Non mi t'embriachi, eh! Angelo, maledetta madonna! Hai ragione, perché dici che prima ti bevono a metà. Buono. Ah, è buono, eh! È limpido e chiaro sto vino. Che sto vino, o invece che stanno? Ah, stanno. Ah! Che mostura rossa. Guarda, 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 guarda. E ora, aspetta che attruzzato. I reggiconi viene sto vino, oi Cosenza. No, A Regina, non la pigliai sta Cosenza? A Regina no, non saggio, perché... A pigliare i cammi, capisci? Se c'è una volta bene. Cosa per come dice che ha portato i cerò, come dice che ha portato in altra parte, non ma sai. Parliamo troppo, se no proviamo, non potiamo sapere com'è. Lo vediamo qua, sappiamo se gli è stacito. Allora, a saluti a tutti e tutti i buoni amici che seguono Tele Viola, di vero cuore e con vero affetto. È bene. A saluti. Ecco, non ha punta, tanto io mi adonai. Tanto te. E non te lungo, c'è il ridere. Lascia che la cambio, Nino. La cambio, Nino. Cambia. Cambia che è pericolosa.
pericolosa. Ecco, vedi. Matromego! E per questo rocco non venite per qua, non volete andare a conferenza. Buono, buono, fa lo stesso, siete venite. Ne vedremo domani perché lo fate. Ah, sì, ma non c'è cosa pure. Compar Ciccio pure. Sì, ma sono assieme, non è che... No, io sono Ciccio, è compar Ciccio. Ah, buono, va. Questo è no, questo è io, toi. Qual è la mia? Questo. Compar Ciccio. Non beccare di vino, venite qua. Dai. Niente, ecco. No, dico, se venite ora, perché più tardi non vi trovate qua. Chiedo se non ci dice tu non bene, che ci pare che chiamano. A compar Ciccio. Compar Ciccio, venite qua. Ah, buono, va, che vergogna. Montagna, hai ragione che non mi viene. Attenzione, non mo i crapi toccano i rangari. Chiedo quando ti pizzica po' latte ti faccio un paio. Faccio bacchi. Mo, o chiamo con telefono cellulare. Che dici che io andando pure con telefono cellulare. Io che andavo con telefono. E tu l'hai? Ah, sì. Ah, sì, hai ragione. Ah, madonna mia. Sì, ah, posso farti parlare pure a te? Fammo parlo, sì che io porto un po', salutare, allora. Voi che avanti in cera, allora. E allora chiamalo quando corrispondi a me, perché chi non può passare perché non c'è ste cose andava meno, capisci? Nino, io continuo a mangiare. Nino vecchio! Metà sta stocco. E chi ci vuole sul telefono? Nino arriva. Fa ricchio mono cucù, telefono cellulare in campagna, ricchio. Ciccio, ma non mi faccio sto vato, va. Non venite tutti per qua. Va buono, i pecori, potete lasciare. Ecco anche compare Benito. Vi nomina sempre. Sì. Va buono, voi fate come volete. Noi cani vi ospitiamo con cuore e con affetto, sia io che Benito Caviola. Un altro giorno. Però vedete che non si tengo che il giorno anda, dovete venire, non mi prepariamo la spesa a cane, ma poi non mi mai stiamo. Che peccato. Capisci? Benito. Sì, ciao, ora faccio parlare un po'. Che io sempre vi nomino sempre, ciao. Ciao. Sto Benito, Ti importa il consumo di telefono? No, per te, va, non ti importa, parla. Compare Ciccio, statemi bene a sentire. Uno, un benisto, e perdiste uno bello bicchiere di vino. E qua praticamente, Nino ben betao, manco per voi. Come? Sì. Campa cavato che l'erba cresce, aspettate un altro giorno che bevete vino. E voi era l'occasione buona. Se venite ancora, candate. No, fate sto piacere. Non andavo qua. Niente, dice che andava a dire un porta i pecore e i crapi a mandra che andanno a fare i latte per fotti pomatino. Vabbè, compar Ciccio, io passo a Nino, manco per voi. Vi saluto, state per buono. Tante salute, ciao. Tanto saluto pure io. Dai. Parlo con Pazzicio. Ah, è stato buono. Va buono. Allora, due giorni il giorno prima, che noi facciamo la spesa, a così che il giorno venite, mangiamo e beviamo. A così porta la chitarra, noi facciamo una pare suonata e una pare ballata.
Va buono, vi saluto. Ciao, tante belle. Di Monza adesso soddisfatto, contento. Mangiò, come vedete, la grazia di Dio. Porto in campagna, cani. E metto in lavatrice. Andà la lavatrice. Sì, perché deve essere biancheria profumata. Ah, buono va. E va bene, allora andiamo. Io niente che voglio. Oh, via se catta lì, va, capisci? Andavo pure lì questi tempi. Andava lì, va, e venimo se trovavamo là, che voi con questo vino qua mi imbriacai e la voce manco non messa buona. Allora se andava un birone di rogio non mi regali. Oggi, faccio che non sento, non vivi, che tantissima balorda che andavi. Perché cala di nuvole ora. Allora, aspetta che mi piglio l'attrezzo, sai? Sbrigati. Ma dici che da casa di vampiri e del trono. Io ho capo vampiro. Non parlare che sento, sai? Senti. Dai, non esci fuori. Sì. Che facile, niente. Non credo che non c'è qualche film maneda, lo che niente, sta giocando. E se è maniera che sogna, Tony! E che bomo pensa a sto mondo se non pensa alla film maneda? Che bo penso. Chi c'è meglio? Allora, si ricoglie che la chitarra pure. E benedetta la Madonna, quante cose andate quest'uomo. E dopo una mangiata! Una bella cantata. E c'è una bella cantata che viene un paro un paro. O cerniglia quando la paliva. Ah, cucernino, prima... Orange, che non aveva frutti e invece è pieno di agrumi. Ecco qua. Un monaco, eh? Da Monza si recana nella provincia di Reggio Calabria a comprare questo agrumeto. Ancora, e quanto bagno andai mi faccio al giorno? 3 o 4? Che poi dici come buttiamo. E arriva quando rimane due cernicchi. E cioè adesso che tutto fogli! A che non davate sta rura? Ah, buono va! Oggi... Lasciamo stare! Nino, oggi è di palme, andavi un danno poca arriva. No, è no, di, no, di no. Palme. Il giorno santo, il giorno benedetto. Ecco, è il giorno maledetto, non benedetto. Però io cavio una chitarra. E meglio o mi faccio una canzone che tanta voglia di farmi. No pochi vino mi imbippi. E mo sogno un poco allegro. A come ne si ne si, ah? Che la canzone non l'amo da canta nuova, ni. E no. Che era? Dai ma canto. Se facciamo la serata, loco, ma sì. Porto bella, sì, sì. Conciuruta, sì. Battuta a regolarti, sì. E tutte cose. Benissimo, allora Nino. Io sa che cose voglio perfette. Sì, Nino, ma fatti una tarantella, qualcosa. Che ti canti, Nino? Dopo mangiaste e bevisti quanto un lupo, che ti canti? E non cominciare a insultare, se no la poi la passione... Non me ne sei buona. Ogni tanto una scappa. Ogni tanto no scappa, non ci vuole niente. E mo che voglio trovare? Ah, un mono come cammina con la cosa della chitarra. E andai a pegliare la chitarra. E per la sotto. Fare una fimbora, Nino. Oh, non cominciare a insultare, sai. Altro camonico. Ah, per Dio. E andai io trovo sta pinna maledetta quando si ziccò. La mala nuova puntava e non mi potevi leggere che cazzo senza calare i pantaloni. Oh, monaco che non ci calare i pantaloni. Se non mi sape nulla, sta zitto, che sogno rovinato. Arrivi tutti, pari mai. Aereo come zumba. Mala nuova montevene. Allora su tatone che la corriere alla porta. No! Che seriamente cao, chiedo che mi fece i pantaloni, mi fece senza bottoni.
La malanova non si viene che mi so mangiano i cani. Se tu che non si regolati niente, Davide. La vita tua è... Però non potente la pinna trovai. È squilibrata la vita tua. Cerca di equilibrare un poco. Senti, aspetta un poco o mi rilasso un poco. Non devo si rilassare, non andavo mai a corda, sicuro. Il cuore non c'è botti. Allora, che... Ballati una tarantella. Sì, Rob, sai che facciamo? Aspetta, un po' che... Chi legna va a casa? Perché chi legna vuoi mangiare, viene sempre più saporito. Con gas o no? Con gas no, perché con gas manda che la puzza. È una cosa insopportabile. Tu ne mandi gas ogni tanto. Oh, te stai giù, ci pare che te ce l'ho, sai? Non mi ti sembra che non sento io. Sento, sento. Oh, guarda che... Battiamo io. Lasciami o serro sti due legni o mi andai per la casca già è tardi. Sì, dai, dai, serro. Serro io come serro. A sta donna che manca la poggia non c'è figlio, sì. Un monaco che faccia tutto, tutto nella vita. Malano. Tutti i misteri faccio questo, tutto. Come serve? Nino, ma tu ti rangare ti è sto vento. Oh, la malanova non c'è bene, che sappi io con mia. Da viva, a quando faccio mi età, a quando ci sono i sordi. A invece mi età mia cane, che sogno tutto sperolato. Lo sai, cioè, succede sempre a un cane muzzica a un sciancato. Ma io resto sempre, sempre lo dico. Ah, caro mio. Succede sempre dei poveri sventurati come te. Sventurati e scellerati come te. Perché ne tagli, tagli. Senti, che monendi. T'abbassi. Dopo mi piglio. Sì. Ritorno e mi piglio. Andiamo in India. Andiamo per là. Andiamo per là. È vero come cammina. Ah, è Charlotte. A Charlotte fai. Un monaco Charlotte. Oh, stai attento, non mi piglio qualche cevolone, cane. Fus. A chi non mi male o a due. Preligna. Che cane da campagna, dove sempre faccio servizio. Pare che veniva e non si sbriga mai. E non servizio passiamo all'auto. Dopo mangiaste ora fatichi. Fa qualcosa di buono ora. Sì. Sempre la panza. Moro ogni una putata. Ma non posso stare a sacca, che scurau. E andai a mandare calpa a casa. Oh. Così si buttano i mandarinari. Oh, tu non ti capisci mai queste cose qua, state zitto, almeno. Spelegra. Spelegra si chiama. Come spelegra? E quando c'è il rame fini vuol dire spelegra. No, spelegra Toni. Oh. Nino. Ma la nuova montava c'è il coputo e magari non mi mandarino da testa. Si vampira sta ora, comincia a scurare. Come? Che bella cosa, una giornata di sole. L'aria serena,
dopo una tempesta. Aria fresca, mi pare già una festa. Che bella cosa una giornata. Te sole. Manà. Più bello ne o sole mio, stan fronti a me, o sole, o sole mio. Stan fronte a te. Stan fronte a te. Forza, applausi. Zombie e vampiri, applauditelo. Sta zitto. Sta pescinendo. Cassetti e vampiri, ti esplaudisce. A posto! La tarantella sta a balli. Peccato che non la posso ballare. Mannaggia, mi faceva tanto piacere, sai? Lo so. Che la con voglia. Ancora perdi un'altra volta, eh? Benedetta la Madonna, non hai più pazienza. E ora ti mando a quel paese e me ne vai, eh? E sbrigati, fammi il cavolo del piacere, mannaggia. Ora perdi una. E per finire sta bella giornata. Facevo una bella tarantoleata, ah? Guarda, sotto, Nino. Purtroppo, e no, ma posso ballare solo, perché se non c'aveva o compagno, purtroppo ho cambiato le camere, cose, e siamo due e cadotti. Mi fece male a piedi io, Nino, se no... Lo saccio io, la mala sorte che ne corria esti, andavi stamattina... Che non dio una giusta. Non c'è niente. Ma. Iella, due paesi portammo. Purtroppo. Due paesi andava a portare a Iella, Nino. Sì, purtroppo te ne stavo dicendo. Ma non ci piace così, che non ci piace così. Purtroppo ti stavo dicendo che uno deve essere sempre leale, sincero e avere la fede. La fede, hai capito? Noi questo ce l'abbiamo tutti. Sì, ma io intendo dire a ella, non di tutto il paese, e qualche persona. Sì, sì. E qualche sola persona. Sì, qualche una, sola due, persona. Anche due, anche due. Non ti preoccupare. Andiamo niente, andiamo.
Torino. Grazie di cuore. Purtroppo, come vi dicevo prima, è stata una cosa così all'improvviso. Da voi fu una giornata d'allegria e vippimo tutti qui in compagnia. Hai capito? Ora vediamo che faci, Padre Antonino. Oh, Padre Antonino, che cosa fate? Ma vi sentite male? Io... Che succedeva? Lo sapeva che questo stocco... È pesante e mo cominciano gli intestini che non mi fanno male. Ti l'avevi detto non monte mangi? Ah, dopo finì a chiedere la tarantella, è incominciato il ballo. Sì. E il burello ha cominciato un cianone per sopra. E mo cantai un hoca amaro che me lo la panza. Ai 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 ai. Ah, oh, mia. Ah. Non saccio che andai o l'opero, o limone, o il bicarbonato. Ai 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 ai. Mangia quest'uomo. Che dolore. Finisce sempre tragicamente. Ai 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 ai. Ma la nuova manda bene tuo stocco. Era bello saporito, sì, ma ce l'hai. Ma lo stai pagando, cane che mi rovano tutti gli intestini. Ai 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 mia. Ai 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 Tu puro ti mangiasti lo stocco, ma tu andavi a cisterna per panza, reggeresse tutto. Niente mangiare. O signori, avanti meglio. Di mangiare poco. Ai 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 ai. Non ci vuole. Senti, ora ti porto pronto soccorso. No, che mi arrancio qua sempre. Una limonata, speriamo senza pace la maranova. Nino, vuoi fare un cristiere o una pompata? No, che se ti fa tonne, che io sogno allergico, tu resti sempre e non puoi mai sentire. Ai 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 ai. Ai ai ai. Mamma. I limoni però li trovi, Sì. Ci sono amici, cani. Modestamente a parte, mi favoriscono a tutto. Fai vedere come fai, coach. Ai, ai, ai. Io voglio imparo tutti quest'uomo. Ai, quando ai, si sente male. Avvicinati, Dolly. Di dietro pure te doli. No, è tutto là davanti che mi rola la pancia e gli intestini. Ai, burella, chiamalo come lo vuoi. I fungi ti fici. No. Questo era lo stocco. Ai ai, abusai, quando aveva sa che non ti mangiava. Ai 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 ai. E barretta una levara per la facciaccia tua. La facciaccia tua brutta! Che tenere, ciuccio! Ai, ai, stai facendo non sa chi i processi. Se tu vai svuoti. Ah, cucchiarina avresti! Ma c'è cucchiarina io! Ne manco cucchiarina! Mi ci dà lo con io! Andava a pasta a rete e spare soi! Andava i maccheroni, vedete che è in picciola! Oh, che qua tutto il soccorso mi sa! Quanto mi dice! Mamma mia! E non gugli, come mai? E zitta, ancora non sa un mistero! Chissà come si chiama, che non ci voglio mai pubblicità. Figliole mei, aveva cani a cucciarina e non c'è niente, in questo manacomio non più niente. Va a finire che te la mangiaste a furia. E quante cose mentiste dalla trippa. Che gialla. E mo che guarda. Guarda, ricci che ci misi.
Uglienino, no? Arrigengo. Ah no, ha sventurato come lupo mannaro. Annaia, diavolo porco. Ma poi c'è... Callurtomi ci scarico. Vampiro. Zombo. Non puoi parlare, monci, posso dire quattro cose. Escer grato. Amate quest'uomo, donne, per la sua eleganza. Donne belle, amate quest'uomo, innamoratevi di quest'uomo monaco, il monaco di Monza, guardatelo. Le donne. Le donne sono danno, caro mio. Chissà quante donne a quest'ora stanno perdendo la testa, si innamorano di questo. Di questo vampiro. Vampiro sei tu, sai! Dracula! Nulla se ne tieni. Allora, ancora non ci abbastava, guarda. Vedi che se ti spaci budella. Che mentiste troppa roba, carica l'hai messa. Hai chiesto niente a muzzo. Ecco, fino alla fine chi sto ingoia, fino a che chi la panza sporca ci scoppia. Come ti scoppieranno a te, volera, che non sai quello che dici stasera, sai? Che tu ti imbriacato, cane. E niente, oggi fu troppo malinconico, tu sai. In finale mi stai riscaldando. Cerco di riscaldare per un'altra parte, sai? Saldare una bella fanciulla. Ecco qua. Ora. Mossi, che fai? Che vuoi? Attenta zitto, vai. Monaco di Montepori, in questa casetta, ancora una volta ti ripeto, quante donne sono entrate? E se parlasse quella porta? Quella casa. Perché questo è un monaco profondo. Furbo. Sa nascondere tutto. Rigeriste ora. E piglia la carta igienica, va a retanare vara parlando con la faccia. Ma che cazzo tu, la fascia allarata che dici? E muore le parole, sai? E non voglio mi faccio per la macchina, hai capito? Io non cazzo, non faccio. Io faccio fuori la macchina, non entra la macchina. Sì. Guardate un dallo è certo. Quando faccio così, comunque, è sazio. Si è conclusa la serata, pensavo tragicamente invece, è finita in bellezza. Bellezza. Un pranzo, una mangiata, una spacchettiata, bellissimo che sul tavolo ancora c'è tanta roba, che ancora questo uomo vampiro mangia. Vampiro settone! Ancora mangio pure io. Dracula maledetto! Mi associo con te ancora, eh? E allora? Si conclude così questa giornata incantevole, anche se abbiamo avuto un po' iella di cose, però si è conclusa in una maniera splendida, con pranzo, canzoni e comicità, e grazie a quest'uomo maestro che glielo dico di cuore veramente. Le scene sono finite, ma il maestro Vecchiè è una persona squisita. Grazie. Questo lo dico con tutto il cuore. Io ti ringrazio ancora, non ho parole per poterti ringraziare, va bene, perché io con te mi trovo sempre a mio agio. Grazie. E mi posso esprimere in tutti i particolari. Grazie, maestro Vecchiè. Perché sei una brava persona. Va bene, è rispettabile e tutte cose, tu quando parli sai il fatto tuo, sai quello che dici e sei preciso alle cose tue. Grazie, sei sempre nel cuore di Benito Viola. Grazie, io ti ringrazio di vero cuore. Ho passato veramente oggi una bellissima giornata insieme a te, squisita veramente, che non posso, non ci sono parole per poter coprire questo bellissimo pranzo che abbiamo fatto oggi insieme a te. Grazie. Bene.
Con questo... Io, scusa che non termino qui perché vorrei dire quale immagino due parole. Io e il maestro Vecchietti. Torniamo serie, quindi non siamo più quelle della scena, siamo tutte diverse. Esatto, esatto. Quindi con questo voglio dire che oggi abbiamo avuto un pochettino, questo lo tengo a precisare perché in questa commedia che abbiamo fatto il maestro Vecchietti è stato veramente favoloso. Grazie, Benito. Mentre nei miei confronti vi devo dire, vi chiedo scusa perché praticamente è successo quello che è successo. Mi sono fatto male al piede una volta, poi mi sono fatto male al piede due volte, perciò è stata una giornata proprio... Iella, altrimenti c'ero anche io con la tarantella che ballavo. Esatto. E volevo dire praticamente che non si è trattata di una sciocchezza, mentre io sto commentando, ho forato il tallone con, non so, un vetro, un chiodo, queste... Tant'è vero che ho perso molto e un po' di sangue, ho dovuto andare a casa per rimediare, diciamo, levare il pezzo di vetro che c'era dentro al piede. Quindi praticamente per questo mi avete visto un po' giù di morale nella voce che sentite, non è come la voce di una volta. Tramite per questo, devo spiegare Nino anche per queste cose, sì, perché sì, esatto, io tutto. Ho recitato con il piede che mi fa male e la gamba che mi fa male. Per questo praticamente il maestro Vecchietti invece è abbastanza lucido, è abbastanza bravo, importante. Grazie, che Benito, porta la comicità del maestro Vecchietti. Per me sono stato un po' giù di morale oggi, per no. Questo. Queste, Benito, sono, tu scusa che interrompo, no? Queste sono parole tue, perché tu, come ti sei medesimato a lavorare, come io veramente no. Ti conoscevo morire che ci ha avuto questa cosa. Ti giuro francamente che me eri come prima. Se ti ringrazio, io devo dire la verità perché è stato per me come un pronto soccorso. Il maestro Vecchietti ha dovuto rimanere in campagna solo ed è stata una persona squisita ad aspettarmi. Grazie, bontà tua, grazie. Io invece finché sono arrivato a casa avevo perdita del sangue del piede e quindi ho dovuto andare a fare questo, diciamo, pronto soccorso e poi ho ritornato solo, che mi aspettava veramente una persona che se fosse grazie, un altro avrebbe grazie. Chissà se n'era andato via grazie. Invece maestro, perché poi abbiamo con tutti i miei guai che ho avuto al piedi ci abbiamo riprendere come se fosse che non è successo niente. Scusa Benito, ma io stavo in pensiero, ti giuro francamente ti giuro che mi venivano tanti pensieri. Tanti, perché finché non ti vedevo arrivare, pensavo, guarda, in una cosa piccolezza poteva essere una cosa grave, sì, o pronto soccorso, esatto. O una cosa. Ti giuro, francamente, Benito, finché tu non ti ho visto venire, quasi che mi venivano le lacrime agli occhi, perché pensando, ho detto, guarda qua, ora sono qua solo a morire, certo, non so quando ritorna, è sempre no per colpa tua, e per colpa morire come si la dice? La iella, che chiamiamolo così, va bene, la così iella si esprime, stata, va bene. Siamo partiti da casa piovendo, arriviamo qui una volta ai piedi, poi la gamba e poi cose, quindi sono andato, anziché di andare all'ospedale, invece sono andato a casa. Quindi ho dovuto fare un foro nel piede per poter levare un pezzo di vetro che si era penetrato proprio nell'interno del piede e so io quanto ho sofferto per levarlo e l'ho levato con la rabbia perché mentre lo levavo il vetro che lo penetravo con ago per tirarlo fuori io per la rabbia non sentivo dolore perché pensavo al maestro Vecchietti che l'ho lasciato in campagna e dico quello che sa che a quest'ora è preoccupato certo quindi ti giuro Benito ogni macchina sentivo passare facevo ecco Benito e poi non ti vedevo arrivare ecco. E allora il pensiero ti giuro francamente te lo dico
come un fratello. Sì, sì, quando sì, ho visto che è arrivata la macchina, io lo stesso che ho vinto la partita che ho giocato tutto calcio. Lo so. Ti giuro, e te lo dico il cuore. Lo so, Nino. Io, mentre venivo da Taurianova alla campagna, andavo oltre i 120 all'ora per poter arrivare presto, perché ti ho lasciato preoccupato, perché sai che ho partito col piede sanguinante, quindi dici che cosa avrà successo. Certo. Io mi sono recato qui e poi sono stato io stesso con tutti i dolori, e il maestro lo può dire, dare un po' di moralità, di sollevare il maestro, perché Nino era un po' giro morale per le mie preoccupazioni, giusto? Certo. Allora dico, Nino, su col morale, sorridiamo. Certo. Io adesso mi vedete come un po' giù di morale, un po' pallido, perché praticamente adesso devo andare a medicarmi di nuovamente il piede, perché mi fa male e non so se devo fare un'antitetanica, una puntura per le ruggine del vetro che c'erano. Benito. Però abbiamo portato al complemento la scena, è una sfida che ho dato, che anche con la mia ferita al piede abbiamo terminato. Bravo, io... io mi auguro e mi rallegro che la cosa è andata bene, perché si dice ogni cosa dopo passa, va bene? Sì, ecco, la cosa rimane. E la cosa mi piace che è passata, oramai è rimasta in allegria, che abbiamo finito la nostra comicità, per dare spazio alle persone che la possono vedere e si possono rallegrare, va bene? Chi si vuole rallegrare, intendiamoci, no? E questo è tutto. Io veramente ti ringrazio ancora di vero cuore e di tutto, che ce l'hai messa tutta, pur che ci hai avuto morire quella del piede che ti faceva, eppure io ce l'hai messa tutta e non ti credevo nemmeno più al dolore del piede, più io non ci pensavo, perché ci hai messo tutta la tua buona volontà. Esatto. E questo mi fa tanto piacere. Tanto è vero che il maestro ha tentato di tirarmi il vetro dal piede, perché il vetro si toccava con le mani prima e poi invece si è penetrato dentro al piede, e quindi praticamente c'era bisogno di trovare un ago, qualche cosa per tirarlo fuori. Quindi sono stato costretto ad andare a casa. Vabbè, importante che è finito bene. E salutiamo sempre agli amici di Televiola, a tutta la compagnia, giusto? Un saluto faccio come sempre a tutti i forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, a tutti i carcerati, agli ammalati. A tutti, anche da parte mia nei nove chi. Grazie. Cincini. Noi ci salutiamo con un abbraccio. Certo. E complimenti per il pranzo che hai fatto anche, volevo dire, non l'ho detto, un piatto di spaghetti che non l'ho mangiato mai, lo dico a voce alta. Grazie. Forse io mangerò dopo domani per le sostanze, le cose che ha messo Nino in questo pranzo che ha fatto. Benito, meraviglioso. Sei una persona che merita, non questo, ma altro ancora, cose più importanti. Faremo altre cose ancora. Bene. Ciao, ciao a tutti. Ciao.